Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. È questa la reazione del re Erode alla richiesta lucida, fredda e anche crudele che la figlia di Erode gli pone di fronte. Una richiesta inattesa che spegne, mortifica, in qualche modo umilia l'entusiasmo di Erode e dei commensali che l'avevano vista danzare e volevano apprezzare quindi la sua bravura, la sua leggerezza, la sua capacità di esaltare la vita. E lei, seguendo la richiesta lucida e feroce della madre, chiede di uccidere Giovanni Battista. Il re, appunto, non osa dire di no. E tutto questo perché deve salvaguardare la sua autorevolezza, il suo potere. Un re quindi bloccato, blindato, un re condizionato da questa vendetta che la moglie aveva in qualche modo progettato attendendo il giorno propizio. In tutto questo Giovanni Battista sembra essere semplicemente un oggetto, una vittima del male, dell'odio, che semplicemente attende la sua ora. Ma lo stesso Erode riconosce che Giovanni Battista era un uomo santo e giusto, e paradossalmente lo aveva messo in prigione, ma, dice il Vangelo, vigilava su di lui, quasi come per custodirlo. E tutto questo dice allora Giovanni Battista, che aveva creato problemi a Erodiade perché diceva la verità, perché annunciava la verità e difendeva il senso del bene. Lui con la sua parola viene messo a tacere. Ecco allora Giovanni Battista che viene umiliato, ma al tempo stesso viene esaltato. In questo crudele anche punto di esecuzione è colui che risalta per il suo silenzio e per la sua grandezza. Il nostro fondatore più volte citava Giovanni Battista soprattutto per la sua umiltà, per il suo riconoscersi l'ultimo, il piccolo, e al tempo stesso diceva: la via dell'umiltà lo ha reso il più grande tra i figli dell'uomo.